Cari amici di Teletermini, quest'oggi siamo al Parco Mervyn Jones, per capirci la villa araba che è stata creata qualche anno fa qui in via Piacenti Mattarella dal comune di Termini Imerese. Oggi è una giornata di bellissima anche perché i Lions, in particolare Imera Cerere, ha organizzato questa giornata di pulizia di un parco restituendolo ai cittadini in maniera dignitosa. Con la Presidente D'Asaro, esatto, sì, che abbiamo qui, chiediamo come mai questa idea, nonostante il parco sia titolato al vostro, al fondatore della nostra associazione, sì. E quindi noi da un po' di tempo pensavamo di dare anche una visibilità, perché in effetti ci siamo resi conto che la situazione del parco, il parco è in assoluto abbandono, per cui noi da soli come associazione sì, stiamo facendo del volontariato, ci stiamo avvalendo anche dell'aiuto di altre associazioni, Legambiente, Euraco, l'associazione Euraco, e poi ci sta aiutando il club Leo di Termini. È stato tutto quanto sotto il patrocinio del comune. Chiaramente quello che stiamo e ci stanno aiutando anche dei cittadini, alcuni abitanti della zona e altri che hanno saputo l'iniziativa e sono voluti venire a dare una mano, anche perché ripeto la situazione del parco è in condizioni terribili. E tengo a sottolineare che noi abbiamo avuto il permesso di poter accedere solo alla zona antistante, cioè la zona che non è chiusa da cancelli che devo dire ci sono, ma in alcuni posti è come se non ci fossero perché sono stati levati i catenacci, diverti. Comunque esatto, alcune sbarre sono state levate, però noi abbiamo ottenuto dal comune solo l'autorizzazione ad accedere in questa parte esterna alle zone comuni, diciamo, sì, alle zone aperte. Dico, non è che con la giornata di oggi faremo chissà quale grosso lavoro, però il grosso lo stiamo facendo e ci promettiamo di ritornare ad occuparci di questo parco e chiediamo se un aiuto un poco più consistente. Capisco che le condizioni dell'economia comunale non sono floride, però qualche piccolo aiuto in più anche da parte di associazioni private ci sarebbe d'aiuto, di grande aiuto. Devo dire che è un'operazione davvero importante che vi rende onore, perché restituire questa villa ai cittadini termitani è sicuramente stata una cosa importante e fondamentale, anche perché è abbastanza frequentata anche la sera da giovani. Quindi, questa è un'altra nota dolente, perché questo parco purtroppo viene visitato durante la sera da gente di tutti i tipi, per cui si nota anche dallo stato di degrado, da quello che stiamo trovando, c'è genere di tutti i tipi, ci sono i pavimenti, i gradini della scalinata rovinati, cioè si vede che ci sono proprio delle opere volute, volontarie, e finché non si riuscirà a tenere sotto controllo, chiaramente noi non possiamo venire a fare picchiettaggio, ci mettiamo certo qua la notte, quindi chiediamo anche la collaborazione di chi di competenza di aiutarci a tenerlo pulito, ma a tenerlo anche decoroso, di sorvegliarlo. Esatto, questo è quello che noi chiediamo, una collaborazione più consistente da parte di tutti, anche delle forze dell'ordine naturalmente e del comune. Va bene, ringraziamo allora i Lions, soprattutto in questo caso l'associazione Imera Cerere, per il lavoro svolto, e anche tutte le associazioni cittadini che si sono mobilitati questa giornata all'insegna della legalità. Della legalità, esatto. Nel service territorio ambiente. Infatti questo service è inserito nei service legalità e ambiente. Complimenti. Territorio, non legalità, territorio e ambiente, scusate. C'è il presidente De Leo che vorrebbe anche dire qualcosa di suo. Ciao. Allora, Leo chiaramente sono i giovani Lions. Sì, sì. Come mai i giovani hanno sentito l'esigenza anche di affiancare i più grandi Lions in questa operazione di pulizia e di salvaguardia di un parco pubblico? Allora, innanzitutto noi abbiamo come service Leo for Green, quindi proprio per questo, ascoltando l'iniziativa dei Lions di Imera Cerere, non ho fatto altro che accettare subito e cogliere questa occasione per dare una mano a pulire questa villa pubblica, perché
ricordo quando era stata aperta era veramente una bella villa che per ora è stata purtroppo lasciata al degrado. Infatti mi auguro che dopo questa pulizia ci sia un seguito e non si chiuda tutto qui. Complimenti ancora e buona giornata e buona domenica. A questa giornata partecipa anche le guardie ambientali con Laura Muriella, che è impegnata sempre. Lui è rappresentante anche del rifugio, no, di cui sì, ti occupi. Sì, del rifugio comunale di Tarno Brunerese, che accoglie tantissimi cani. Anche lì stendiamo un velo pietoso. Purtroppo, la situazione... purtroppo ci sono molti resti di defecazione di animali in questa sì, villa. Questo per... è un tema importante che dobbiamo affrontare, perché dobbiamo fare sensibilizzazione, perché la colpa non è del povero cane che io porto qui a fare i bisogni, la colpa è del proprietario che non è educato o si rifiuta, per meglio dire, di educarsi. Si rifiuta di munirsi di sacchetto, di palettina, di giornale, cioè quello che vuoi, perché i luoghi vanno rispettati. Io sono per gli animali, però sono per l'ambiente, per la pulizia, quindi reputo che dovremmo organizzare qualche evento, magari potremmo farlo tutti assieme, perché credo sempre nella forza dell'associazionismo, quindi Guardie Ambientali da sola potrà fare poco, però con i Lions, con tutti quelli che siamo qua, sicuramente riusciremo a sensibilizzare i nostri concittadini, a educarli. Potremmo fare anche una manifestazione dove staremo qui a distribuire ad esempio i sacchetti, a far vedere come si agisce quando un cane fa i bisogni, con i sacchetti puliamo, distribuiamo dei sacchetti, magari insomma, vediamo un po' di trovare una soluzione. Dobbiamo sensibilizzare i nostri concittadini, perché io in primis provo un po' di vergogna, ecco, quando vado in giro devo fare lo slalom per non spaccarmi le scarpe, ecco, non è carino neanche per i bambini. Poi di questo posto, ecco, dobbiamo lottare per dargli una vita, per dargli un senso, una forma, perché una villa così carina non può essere un luogo di degrado e il cesso abusivo dei cani. Anche ecco. Perché va benissimo sì. Il lavoro che avete fatto oggi di pulizia, sì. Ma è giusto va anche mantenuto e rispettato. Insieme a Laura Muriella ci sono anche dei cittadini che sono scesi e hanno partecipato a questa giornata. Io in qualità di presidente, perché abito per Bocca di Sante, mi sono rallegrata quando Agostino Moscato mi ha mandato la locandina, perché era da tempo che con i residenti chiedevamo una pulizia straordinaria, e da 3 anni che abito qua e questo è il primo giorno che si fa un'opera di bonifica di questo genere. Quello che voglio sottolineare è quello che succede la sera, dalle 10:00, 10:30 in poi, fino all'1:00, alle 2:00 di notte, succede veramente di tutto. Il vandalismo è ormai incontrollabile, i ragazzi si siedono qua nei gradini, mangiano e con le bottiglie della birra proprio si divertono proprio a romperle lì dentro i vari angoli della villetta, ed è una cosa che, perché si vede quanto c'erano rabbia, quanta rabbia hanno nel rompere queste bottiglie, a parte diciamo quello che succede, insomma... Io vedo passeggiare topi, vado passeggiare i cani che a tutte le ore. E secondo me un controllo serale non sarebbe male, lo chiedo, proprio faccio un appello alla polizia, ai carabinieri che passano di qua tutte le sere spesso e non si fermano per capire cosa succede in questi gruppetti di ragazzi. Che ci sta, che si siedono, che si ascoltano la musica, ci può stare, però il vandalismo nel lasciare i cartoni della pizza e le bottiglie rotte, quello è inconcepibile. Oppure una videosorveglianza che possa, diciamo, inibire questi atti. Quello che noi ci auguriamo è che qualche associazione la prenda e che la curi e che la mantenga, e noi da residenti per quello che possiamo fare lo facciamo, perché siamo sempre qua. Io mi sono permessa di rimproverare alcuni ragazzi una sera, sono stata proprio, dico, dal balcone, me ne hanno detto tutti i colori, però va bene anche quello. Mi auguro che tutto quello che stiamo facendo oggi non sia perso nel giro di pochi giorni. Ho paura che questi sacchi neri questa notte verranno aperti per vandalismo e tutta l'immondizia domani sarà tutta qua in giro. Speriamo che arrivino prima i netturbini a raccoglierli. Grazie e buona giornata. Grazie a voi.